i posti del centro storico. I CEI purtroppo non hanno voluto partecipare per una forma di protesta interna nella loro scuola, quindi non hanno voluto nemmeno mandare una rappresentanta e di questo mi dolgo. Sono qui per portare il saluto del sindaco e dell'amministrazione comunale. I nostri segnali, il segno di impegno, amore, se non è alimentato dall'amore. Il tempo della pace non matura, ovunque guerre e conflitti. La natura è indovinata, come il cuore dell'uomo. Se l'esa è più che un simbolo. Come possiamo amare se respiriamo odio e veleno? Oggi mi sono svegliata al rumore disperante dei motori. Dal mio balcone, affacciato sul porto, ho visto tornare in barca di Caterca. Ora, quanti anni sono passati? Quando a tutti dicevi con fervore, poco diciamo la sanità grande, che ha detto comunque di diversi mari. Era il tuo credo, la tua grande idea, che aprivo un ponte di quella cucina. Gianni, diversi ancora sono sparpagliati tra Palermo e la Sicilia. Io credo che posso dire a questi ragazzi che Rolando è una figura storica, non soltanto per Mazara e la provincia, ma oserei dire senza alzarmi troppo, che è uno spartiacque in un certo modo di fare politica culturale attraverso la poesia sul territorio italiano. In occasione di una memoria dedicata a Gianni Nucci II, ho scritto un saggio che parla di questo. Ho parodiato di Spaun, il secolo breve dell'antico. Perché Rolando è stato, sì, come diceva Piero, un uomo, poi sai ne cresce. Però, ecco, bisogna che i ragazzi imparino anche a sapere che questa parola è stata molto discussa e nel tempo ha cambiato connotazione. La tragedia di cui parlava Rolando è quello che lo vedeva insieme a me. Io sono uno che è nato alla fine dell'antico, perché come tutti i movimenti nascono e muoiono. Io sono la coda di questo. Quando la tragedia era lo scendere in piazza e come gli aerei greci prendere i beni del popolo e trasformarli in su questo si è giocato una dura lotta in Italia sulle riviste letterarie italiane. E Rolando, insieme a tutti quelli dell'antico, sono stati dileggiati per questa ragione. Però ha torto, perché se c'è un Maracomba che dice che Rolando fosse l'ultimo dei neorealisti, in cui l'invenzione metaforica dell'amore della donna cambia dal momento a modello, rinnovando i tipi, o c'è un altro grande critico che dice che è una grazia eolica, e chiaramente guardate che non tutti i testi dei poeti hanno lo stesso livello, però si trovano. Io vi posso semplicemente dire che in qualunque momento, in qualunque parte, io vada, che sia in mezzo agli studenti dell'Università di Sapienza di Roma o tempo fa all'Università di Palermo, quando si è parlato dei linguaggi in movimento della Sicilia degli anni 60 ad oggi, mi fa onore sempre dire che faccio parte del gruppo, di aver conosciuto Rolando, tra l'altro mi ha dato il primo battesimo con la pubblicazione del libro, quindi non posso dimenticarlo, e traccio continuamente questo film. Non c'è un momento delle mie note in cui non si parla della di gruppo e non si parla di Rolando e di tutti i protagonisti di un particolare momento. Vi posso dire che mentre qui non vedo quell'assemblea che avrebbe dovuto esserci, come è stato come il suo funerale,
E io ricevo con 1000 email, mi chiedono notizie del Vaticano, mi chiedono di scrivere dei saggi sul Vaticano. E nel giornalino che Ernesto ha fatto nel 2004, una rivista romana di letteratura, la Chiesa. Due ragazze dell'Università di Palermo mi hanno intercettato con un grosso lavoro su cui pubblicato un documento che Bassina mi aveva dato insieme a Rolando, che doveva essere pubblicato circa 100 pagine sulla storia della Palestina, che io ho pubblicato insieme agli altri a un saggio che si trova qua, non potete scaricare se vi indica che in voto. Quel documento, quella storia è stata intercettata da due studenti siciliani, è stata fatta, sono state fatte due tesi di laurea. Ad uno ho assistito personalmente, un altro ragazzo doveva essere stamattina qua a Tinas, 110 lotte all'Università di Palermo, dove ci sono il mio nome, il nome di Nante Scarmacca, il nome di Rolando, tutto quello che ha stato l'altro. Non so cosa potrei dire ancora come esempio e testimonianza della figura di Rolando, ma quello che intendo sottolineare è che quello che lui ha fatto come nella rivoluzione del linguaggio poetico è una cosa straordinaria, perché per la prima volta lui insieme a tutti gli altri ha visto l'Engagé non come la lezione di una linea di partito, ma come la capacità e la possibilità di dialogo non solo degli intellettuali di diversa estrazione e anche radice culturale e politica come lo sono io, rispetto, io ero dell'estrema sinistra e lo sono ancora, ma c'erano dei cristiani, repubblicani, socialisti, cioè di un dialogo interpolitico, interculturale, per la creazione di un nuovo soggetto politico capace di dare una nuova svolta a un ruolo e alla funzione della poesia, della cultura, non solo in Sicilia ma anche in Italia. E io invito i giovani a leggere la poesia oggi molto dileggiata, molto messa ai comuni, perché è l'unico come il teatro, come intellettuale che ha bisogno degli altri, ha bisogno degli altri. Il testo che va a potere di Rolando ha detto, o quello del servizio della Torre, ha la sua attualità soltanto se voi lo leggete e vi date il senso che oggi può avere. Così come Rolando ha utilizzato la Grecia non per costruirla così come è stata, ma per il suo modo di vederla, e per questo che il sorriso della cuore ha un valore. Così i suoi testi, come i testi degli altri poeti che voi leggerete, perché mi dispiace che non ci siamo invece un classico scientifico in questo contesto, hanno un senso soltanto nel momento in cui voi le leggete. Un grande poeta Valerino, che era anche un filosofo e un matematico, guardate, ha detto, diceva che la poesia e una esitazione prolungata tra il suono e il senso. Non basta mettere il soggetto, il predicato, il complemento, la virgolettura per fare un testo di poesia. E tutte queste cose Rolando le sapeva. Io avevo lunghe discussioni a casa sua quando correggiavo le cose e vi posso dire che la sua poetica aveva una certa linea politica che la stragrande maggioranza di chi oggi scribacchia testi di poesia non ha, non solo sul territorio, ma nell'intero Sicilia, nell'intero territorio italiano. Scusate, ma io non stiamo parlando, e quindi balbetto, insomma, come si può pensare quando si è emozionante, non solo da ragazze, ma anche da adulti. E quindi lascio a voi questo messaggio, rileggete Rolando, ma rileggete soprattutto i poeti. È un linguaggio che il mercato mondiale, nello spread, nei deficit, possono vendere come merce. Perché oggi le parole e le immagini sono tutte come merce. E guardate che nei saggi politici, Rolando già aveva profetizzato questo tipo di discorso, tanto per darvi semplicemente uno sketch di quello che era il livello intellettuale e di riflessione politica e culturale. Ricercata.
Non abbiamo il tempo. Che aspetta di essere dipinta da un ragazzo con una tela e dei colori. Io attendo, immerso nel mio paesaggio, che ti vede come una rosa in un prato. La forza del tricolore. La rugiada su un verde quadrifoglio, la mano che lo coglie abbraccia un figlio. Sul foglio l'inchiostro scorre nel verso, l'uomo abita l'universo. Amore perduto, suoni bianchi di l'angelo in volo mozze dal vento. La natura, meraviglia molto fiato, morti, prati, cultura e confronto, colore l'acqua, nero e tramonto. Dato la poesia con il soggetto di impeto e secondo me la vera poesia è quella che viene dal cuore, non quella che è rosa, tu mi attracci con amore, inebriandomi con i tuoi non è sempre la prima classificata alla parte della gloria. Bravo. Musicalità e passione sono la costante che percorre tutta la poesia. Tutte le cose che abbiamo visto insieme, tutti gli abbracci tra noi dati e mille gioie vissute. Tu, una persona spenta, anche se lo desidero per te di giorno d'aprile, avrei voglia di restringere la tua mano per i bambini. Invece, le tue braccia te lo ricordavano ancora, è rinvecchiato, ma dentro è risplendente della luce. Un applauso.